Terminata da poco qui nell'aula consiliare di Vieti di Potenza l'intervento del vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, invitato dagli attivisti del gruppo locale del Movimento 5 Stelle, argomento di discussione, il lavoro, il microcredito, ma soprattutto la crisi occupazionale. E infatti il viaggio dell'onorevole Di Maio qui in Basilicata è cominciato da una zona simbolo, la zona artigianale, in particolar modo un edificio, simbolo appunto di questa promessa di mancato sviluppo, il Polivalente, 700 metri quadri, 5 miliardi delle vecchie lire, terminato negli anni 90, 90, fondi della Casa del Mezzogiorno, doveva ospitare uffici, la mensa per i lavoratori, un'opera invece che adesso è in completo stato di abbandono, un immobilismo a cui l'onorevole Di Maio prova a dare una soluzione. Onorevole Di Maio, che questo pomeriggio sarà Alvano per commemorare la strage ferroviaria del 3 marzo del 1944. Sentiamo la dichiarazione dell'onorevole Di Maio e restituisco la linea allo studio. Come si possono rilanciare queste opere? Si possono rilanciare con un nuovo progetto per il paese. Abbiamo il dovere, soprattutto nel sud, anche se l'intera Italia è diventata il mezzogiorno dell'Europa, abbiamo il dovere di fare investimenti in settori strategici. Allora, Matera diventerà la capitale della cultura 2019. Bene, vogliamo farci arrivare un treno in tempo prima del 2019? Questa regione ha una grande vocazione agroalimentare, una grande vocazione agricola, ma anche una grande vocazione artigianale e creativa. Questi sono settori che stanno esplodendo in tutto il mondo. Il Made in Italy lo invidiano in tutto il mondo. Dobbiamo fare degli investimenti in questo settore. Come? Serve una banca pubblica per gli investimenti, perché le banche private non danno più crediti a giovani imprenditori che vogliono lanciare un'impresa. E per questo in tutta Europa esistono le banche pubbliche, solo l'Italia non se n'è mai dotata seriamente. Perché? Perché le banche private pagavano la campagna elettorale ai vecchi partiti. C'è anche il microcredito, voi eletti del Movimento 5 Stelle restituite parte dello stipendio in questo fondo. Noi siamo l'unica forza politica in Italia, credo in Europa, che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e ai propri consiglieri regionali. Vale per i consiglieri regionali della Basilicata, vale per tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Abbiamo messo insieme solo come parlamentari circa 20 milioni di euro restituiti dai nostri stipendi. Che cosa ci abbiamo fatto? Microcredito a giovani che volevano aprire piccole imprese, negozi, anche a meno giovani che avevano perso il posto di lavoro e non sapevano dove lavorare. Oggi esistono in Italia 4.300 imprese che danno lavoro a 10.000 italiani con i 20 milioni di stipendi tagliati ai parlamentari del Movimento 5 Stelle.